in questo momento, sesta marcia, andiamo a vedere quando entra in questo momento sulla griglia. Questo rettilineo è veramente gigantesco, andiamo a vedere 1.36 e 9.21. 1.36 e 9.21, un miglioramento di circa due decimi per lui. Tra le Ferrari però abbiamo una notizia in questo momento con Lord 74, scusatemi se ti ho interrotto, Jetix. Lord 74 che va in prima posizione e quinta posizione assoluta, 1.38 e 0.24. Circa un secondo da Dimask, per cui perché Mauz si migliora in 1.37.387, a meno di mezzo secondo da Dimask, che tra l'altro sta ancora spingendo per fare un altro tentativo, ma qui va lungo e finisce qui la sua qualifica. Adesso andiamo a vedere. Intanto l'ultima curva. Ti segnalo Krinikov in quarta posizione, prima delle Ferrari, a 6 decimi dal tempo di guida. Sì, sì, 1.37.5, veramente un gran tempo. Andiamo a vedere se Diego Fuser si riprenderà questa quarta piazza effettiva. Ha già quella virtuale tra le Super Trofeo, ma andiamo a vedere se la prenderà in pista. Passa adesso ed è così, 5.20, 37.5.20 per lui, per cui si migliora leggermente. Tex in questo momento nel suo giro veloce. Vediamo come conclude Christoph Präsing, che è l'ultimo, sì, il prossimo ad arrivare sul traguardo. Andiamo a vedere terza della Ferrari in questo momento, si gioca il titolo stasera per i Bidonazzi Mask. Andiamo a vedere settima marcia, 1.37.977, sì, sesta posizione, seconda posizione di classe. Andiamo a vedere dunque Samurelli, Samurelli che anche lui si contende il titolo questa sera. Sta facendo molta fatica Samurelli, sì. Sì, molto lontano, tredicesimo, con solo lo zio Pino che ha anche una penalità dietro di lui. Andiamo a vedere, si lancia adesso sul traguardo, 1.08 paga in questo momento da Dimask. Passa adesso l'uscita dei box, andremo a vedere, deve aspettare solo la linea del traguardo in questo momento. E si migliora ma di molto poco, undicesima piazza per lui. Per cui abbiamo la nostra classifica definitiva, perché questa era l'ultima, l'ultimo passaggio sul traguardo prima della fine delle qualifiche. Per cui Dimask comanda il gruppo, seguito da Maux, Tex con Salt Planet e Deco Fuser. Poi parte un gruppetto di Ferrari, Krinikov, Christoph Präsing e Lord, Stigmiet e Lorenzo Dan ancora con le Super Trofeo e poi Crick con le Ferrari per completare la top 10. Da rivedere anche quello che è esattamente la classifica del campionato. Eccola qua che appare e insomma vede, come dicevamo, i Bidonazzi giocarsela con i Samtex Racing Team, 746-743 punteggi questi, che poi devono essere considerati al netto dello scarto, quindi comunque battaglia molto 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 serrata con i Dadek a 648 e Toro Scatenato Racing Team 570, i quarti un po' dietro, ma come vedete la lotta per le prime posizioni è accesissima e sarà che sul, siamo per suo partire intanto avversario. Jetix, mi spiace interromperti, però siamo qua giù in griglia, primo semaforo, secondo semaforo, terzo semaforo, quarto semaforo, quinto semaforo, e si parte in questo istante, grande partenza di Diego Fuser che potrebbe insediare la prima posizione di Dimask già sul rettilineo, veramente uno scatto assurdo di Diego Fuser, brillantissimo in questa partenza, e prende l'interno di Dimask e va in prima posizione. Dimask resiste comunque alla seconda piazza con Krinikov che occupa la terza piazza davanti a Tex, che anche lui perde una posizione nei confronti del pilota che partiva al suo fianco, dietro tra le altre Ferrari. Stimmett intanto, sì, c'è un contatto, vediamo, lo vediamo, sì, è molto dietro, è ultimissimo, per cui questo è molto pesante a livello della classifica comunque per la lotta di centro classifica. Ma andiamo di nuovo davanti con Dimask che sta perdendo posizioni visibilmente nei confronti anche della Ferrari di Krinikov, che va in terza piazza in questo momento, con addirittura anche Lord che va a attaccare Dimask. Dimask ha difficoltà netta, lo notiamo, va all'esterno, va molto esterno in questo momento, perde completamente la macchina, ci potrebbero essere danni per lui, direi danni pesanti, tutto fuori nella via di fuga, rallenta, attenzione, questo è davvero un colpo di scena a livello del campionato. Dimask è fermo, Dimask è quasi fermo in pista e dovrà rientrare in box senza dubbio, decima piazza per lui, e questo è davvero decisivo. Il pole sitter di questa giornata è fuori dai giochi praticamente. Però
proprio nel primo giro. Nel frattempo Diego Fuser va a affrontare la prima, l'ultima curva da primo in classifica dietro di lui Tex, e un Krennikov che ha avuto veramente una partenza straordinaria con la sua Ferrari svantaggiata, e adesso si dovrà incollare alle Lamborghini in questo rettilineo veramente gigantesco, e sembra resistere al momento, sembra resistere rispetto agli avversari. Krennikov che addirittura prende anche un po' di aria pulita al centro del rettilineo. Dietro di lui c'è il suo compagno di classe Lord, anche lui partenza brillantissima dalla quarta fila, se non mi sbaglio dalla settima piazza è salito fino alla quarta. Dietro di lui Christoph Racing, che vede il suo compagno di squadra veramente molto in difficoltà in questo momento, in decima piazza, in 43 previsti. Per cui dopo Krennikov attacca Tex, andiamo sì a vedere. Per cui lotta per la seconda posizione con Krennikov che prende addirittura la seconda piazza, una Ferrari che si sta veramente facendo vedere in gara dopo una qualifica un po' sottotono rispetto alle Lamborghini. Krennikov è veramente molto in palla stasera. Circuito, però Krennikov sembra veramente avere un passo straordinario questa sera. Attenzione Tex! Tex a muro durissimo qua giù all'interno di questa curva a destra molto lunga, e qui perde completamente la macchina, lungo anche Lord dietro di lui con Christoph Racing che lo segue a ruota. Traiettorie da utilizzare nelle curve, qua giù Tex sembra quasi voler entrare in box e rientra in box. Sì, infatti rientra. Direi che i danni danno per quel contatto famoso si sono fatti sentire adesso. Sì, in stato ottimo, sono tutti abbastanza su temperatura normale. L'unica difficoltà è Tex, che ha addirittura un po' surriscaldato la anteriore sinistra, normale, sì, perché c'è quel curvone che deve veramente lanciare le temperature in cielo. Intanto attenzione, perché Krennikov rientra in box, Krennikov va in box, Krennikov, e andiamo a vedere adesso qual è il delta di una Ferrari in questo caso, senza danni teoricamente. Allora, era circa 4 secondi dietro. Aspetta. Sì, 4 secondi. 4 secondi, sì. Le gomme ci sono, però solo le anteriori, a quanto pare. No, se vedi, vedi, non vedi nessuna azione di cambio gomme. No, non c'è, no, non riparte c'è stato, con 90 litri, che in questo momento. Allora, era 4 secondi circa dietro il Diego Fuser. Attenzione rispetto a Tex, Tex forse passa, Tex forse passa, sono lì, Tex e Tex è passato, sì. Tex fa l'undercut rispetto a Krennikov, e questa è già una notizia, perché direi che Tex è anche più di 4 secondi avanti rispetto a Krennikov. Per cui adesso Tex, no, sono lì, andiamo a vedere, 3 secondi di distanza, sì. Per cui adesso in questo momento, se Diego Fuser avesse modo di vederlo, cosa che non penso abbia, a meno che non abbia qualcuno a fare da ingegnere, in questo momento c'è l'overlap tra le due soste teoricamente, di Diego Fuser e di Tex. È difficile per Tex adesso provare a sfilare tutte e due le Ferrari, scusate, però vediamo qua soprattutto come si avvicina la Ferrari Danza Draga, che praticamente gliela perde, qua gliela offre già Dam Stratega con doppio contatto, tra l'altro con Dam. Adesso vediamo come perderà purtroppo un po' di tempo qua nelle curve. Già la Lamborghini fa Si fa da parte, forse è un lungo, penso più lungo. Lo stavo per dire, Krennikov mi ha smentito subito. Stavo per dire che Tex avrebbe fatto un pochino di fatica ad avvicinarsi nelle curve alla Ferrari, però sono stato smentito subito, all'istante, senza nessun problema. Le box è ancora lunga, vediamo. Sì, ancora un bel po' da affrontare. Krennikov va Krennikov adesso passa traguardo, adesso, sì. Passa facile, per cui Krennikov guadagna la prima posizione tra le Ferrari, per cui gara la terza generale, anche per sì. Lui ha una seconda, ha 2 secondi di penalità. Non ti sentiamo più, stai laggando, in questo periodo c'è proprio veramente una cosa disastrosa. Diego Fuser ai box. Diego Fuser ai box. Perde la posizione, però non lo su e la perde nettamente su Tex. E Tex ha cominciato adesso l'ultimo giro, quindi direi di andare proprio con lui. Sì. Meritatissimo questo ultimo giro, il giro d'onore per Tex, che ha fatto veramente una condotta di gara perfetta, un passo gara invidiabile da qualsiasi altra Lamborghini.
Peccato per Dib, che sicuramente aveva il passo per stare con lui, se non migliore, perché visto anche il tempo in qualifica, era lì, anche lì, a lottarsela anche lui. Però adesso tutta l'attenzione su Tex e su Samurelli, che comunque con questo risultato dovrebbero anche, se non sbaglio, vincere il campionato Potenza Grezza. Vediamo che su YouTube i commenti dicono che vincerebbero di 25 punti. Sì. Sì, vediamo come affronta per l'ultima volta le ultime due curve nella scia di dovrebbe essere Lord, no? Sì, Lord. Giusto? O Lorenzo Dano? Sì, Lorenzo Dano, scusate. Lorenzo Dano, Lorenzo Dano. Però Tex arriva passeggiando sulla rettilinea finale del Fuji, riesce a vincere in modo speciale e fantastico questa gara, con un passo gara veramente 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 fantastico, la gara del Fuji, seguito da un consistentissimo Diego Fuser in seconda posizione, che si è visto sfuggire la vittoria a 5 giri dalla fine. Poi dietro abbiamo Krinikov, che prima delle Ferrari, terza posizione assoluta, ha fatto anche lui un buon inizio gara negli scarichi di Diego Fuser, però avendo una macchina sulla carta leggermente più inferiore è riuscito comunque a portare a casa la terza posizione. Dietro abbiamo in quarta posizione Lord, che arriva insieme a Stimiet. Vediamo il photo finish. Vediamo, Lord riesce a tenersi la quarta posizione, appunto in quinta Stimiet. Vediamo Christoph Racing in sesta posizione, che però verrà scavalcato da Samurelli. Sì, perché purtroppo Samurelli è nei 2 secondi, sarà 2 secondi dietro di lui, quasi 3. Sì, esatto. Infatti vediamo Samurelli davanti a Christoph Racing. Crick in ottava posizione, dopo una lunga battaglia con Crick riuscito ad arrivare nono. Lorenzo Dan riesce a chiudere in decima posizione, quarta posizione delle Lamborghini. Ha un Black Speeder molto in ombra, che stiamo inquadrando adesso, forse la prima volta durante la gara, me ne rendo conto adesso, come lo zio Pino sicuramente e poi mestamente lo sfortunatissimo Dib questa sera. 2 errori tecnici, 2 dimenticanze, 2 errori marchiani hanno messo fuori il combattimento. 2 grandi piloti, peccato, la tensione della finale si è fatta sentire, quella sicuramente. Risultati finali: Tex Console Planet vince 43 giri in 1 ora 12 minuti 3 secondi, bella gara, lunga gara. Diego Fuser, Krinikov, Lord, Stimiet, quindi Samurelli, come ha detto, Christoph Racing, Crick, Dam Stratega, Lorenzo Dan, Black Speedray, lo zio Pino, DB Mask, e poi come vedete non c'è nessun altro, perché tutti gli altri sono ritirati.